Unit 14, scala esatonale o esafonica o a toni interi. Abbiamo già parlato di questa scala all'interno del manuale quando abbiamo visto la similitudine, quindi la sostituzione di tritono. È la scala fatta di 6 suoni, per questo esatonale, che armonizzata genera tutti accordi con la quinta alterata, in senso ascendente o discendente. Quindi operando gli opportuni scambi enarmonici potrebbero essere tutti accordi con quinta bemolle o con quinta eccedente. Quinta bemolle sta per, ovviamente, per quinta diminuita. Ok, hai anche visto che praticamente ne esistono soltanto due, perché una, se per esempio parte da Do, l'altra parte da Do diesis, perché in realtà la scala che parte da Re sarà uguale a quella di Do, perché i suoni sono sempre gli stessi. Quindi andrà 14.01, puoi vedere l'armonizzazione della scala, e invece alla 14.02 vediamo la diteggiatura, quella più utilizzata, quella più famosa, che è questa. Alla 14.03 ti ho messo anche una diteggiatura di smanicamento, che è questa. Una scala che, per esempio, se a questa diteggiatura con smanicamento, se noi applicassimo alcune cose che abbiamo visto per le modali, tipo quel pattern alla Gilbert, può diventare molto interessante. Ascolta. Questo è un esempio, di solito non viene utilizzato in questo ambito. Però voglio farti sentire, oltre agli audio samples che hai all'interno del DVD-ROM, questi esempi ascoltati su un La settima incompleto. Perché incompleto? In alcuni generi musicali si tendono a fare gli accordi incompleti perché lasciano spazio a chi sta improvvisando di interpretare la quinta, quindi di interpretare se questa quinta sarà diminuita o eccedente o per esempio anche giusta, ok? Quindi farò questo accompagnamento, La settima. L'importante è che in un accordo di settima incompleto ci siano la prima, la terza e la settima, cioè il suo tritono all'interno e la fondamentale. Facciamo un... Ok? Ti faccio sentire il 14.04, che fa così. Sto interpretando in swing, ok? Stessa shape. Qui è il discorso della simmetricità della scala, cioè se io faccio, lo potrei fare a distanza di tono, perché tanto sarebbe sempre giusto. L'unica cosa, non avrei l'ultima nota che sia una nota strutturale, quindi se faccio, finisce su La. Se lo faccio in Si, no. Dovrei finire qua. Qui. Anche qui dove... Magari è meglio questo. Ok. Questo è il discorso proprio della simmetricità di questa scala. Vediamo la 14, questo appena visto era la 14.04, non so se te l'ho detto. La 14.05 invece è una shape che si muove sempre avanti di un tono, cioè la shape base è... Ok, avanti. Va così. È una shape che funziona, va avanti di due tasti, un tono, e torna indietro rovesciata. Quindi ok, così.
così veramente accennata. Però hai sempre gli audio samples, che dove ti ho fatto sentire sono quelli presi dalla prima edizione del manuale, che non aveva il DVD, e quindi puoi sentire i vari colori. La 14.06 invece iniziamo ad inserire un discorso che vedremo in fondo al manuale, con le modifiche ritmico-cromatiche ai leaks. Questo leak fa così. Vedi che è un esatonale, fino qui, e le stesse esatonale mezzotono sopra. Questo è proprio un pattern suonare out, ovvio che non si può sempre stare out, bisogna sempre prima o poi tornare dentro. Ok, questi sono esempi. Ovviamente la scala esatonale va utilizzata soltanto nei contesti giusti.